Benvenuti o bentrovati, ve la faccio spicciola. Pagina 2 del racconto di autunno. Buon ascolto e buona lettura. Quando ritornò dal collega con la fotocopia richiesta, chiese come mai quella copia dei documenti. Il collega rispose che la moglie del morto aveva fatto denuncia di una lettera anonima dove c'era scritto che il marito era innocente. Giulio disse al collega se gradiva un caffè alla macchinetta automatica. Il collega accettò e oltre al caffè si misero a parlare di quel caso. Il collega disse a Giulio tutto quello che sapeva e non se ne rese conto. Circa 10 anni fa c'è stato un furto con omicidio in una palazzina del centro abitata principalmente da pensionati delle acciaierie di Stato, la maggior parte ex dirigenti che la società ha parcheggiato in quello stabile passandogli un fisso e qualche benefit, condiviso tra gli abitanti del palazzo. L'assassinato era un signore fresco di pensionamento e principalmente si è pensato ad un furto finito male, visto che dalla casa in cui abitavano da tanto tempo erano scomparsi quadri di valore e qualche prezioso. La moglie del signor Talenti, così si chiamava il morto, è venuta a sapere da una lettera anonima che il marito sarebbe stato ammazzato per aver parlato troppo, ma che cosa abbia detto ancora non si sa. Nella lettera dalla donna c'era scritto solo questo. La signora ci ha informato della lettera e l'autorità giudiziaria ha chiesto questo verbale, perché la donna ha fatto pressione insieme a molti operai che misteriosamente prima della scomparsa del signor Talenti sono stati licenziati per inadempienza sul lavoro e poi riassunti dopo la morte senza un motivo apparente e senza che si possa risalire realmente a cosa ha spinto la dirigenza a riprenderli praticamente in blocco. La lettera ve l'ha portata lei o l'avete richiesta? Chiede Giulio. Non ti so dire nulla perché ho solo il compito di reperire questo foglio. Giulio stava ad ascoltare il collega come una spugna si riempie d'acqua quando la immergi nella vasca da bagno e nella sua testa si fregava le mani all'idea di poter tornare a fare il poliziotto come gli era sempre piaciuto. La storia inizia a venire fuori, c'è questa indagine che Giulio vuole seguire e vedremo come e dove la seguirà. Tutto qua. Ci vediamo alla prossima puntata, prossimo video. Tanti cari saluti. Ciao ciao.